pronto per il secondo appuntamento al Cremona Circuit. Stiamo per assistere alla Race Attack 600. Sarà una gara spettacolare, sarà una gara bellissima. Temperature climatiche che sono cambiate rispetto al giorno prima, sarà uno spettacolo. E allora noi ci divertiremo. A questo punto voglio dare la linea alle classiche interviste pre-gara, poi scateniamoci perché sarà una gara infernale, bellissima, e andremo a fare i nostri calcolini in vista del terzo appuntamento. Quel di Magione, ma tra poco. Potrebbe essere diverso il fatto di non avere la doppia manche, ma di averne una secca? Sicuramente sarà molto diverso e bisognerà gestire la gara in modo anche l'approccio alla gara. Sicuramente è totalmente diverso. Bisogna, secondo il mio punto di vista, tenersi un po' la prima parte di gara. Te l'avrei detto che prima tu esci fuori la distanza, sì. Di solito nelle gare, quindi dici un po' piano e poi magari una si cerca di far di fare la parte seconda della gara, un po', diciamo, attaccando. Senti, visto il quinto in qualifica, qual è l'obiettivo? Io spero di fare almeno nella top 3. Podio. E vediamo poi se si riesce a fare anche un po' meglio. È una speranza. Allora, grazie Luca, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Allora, per me, che sono un mezzo veterano, preferisco fare una gara singola, così almeno sono tranquillo, ho messo le gomme nuove, la finisco bene. Invece la seconda gara bisogna sempre essere in tiro e a volte perdo qualcosina. Condizioni climatiche, perché oggi fa oggettivamente freschino e per me è meglio che sto bene, per voi non lo so quanto sia meglio. È al top, così è il massimo della temperatura, ideale, il motore lavora bene, l'asfalto tiene bene, quando fa troppo caldo qua diventa Africa, quindi ci scivola un po', infatti venerdì sono caduto e adesso è perfetto, ideale. Sono andato abbastanza bene venerdì nelle prove e speriamo oggi, soltanto che la pista è ancora un po' umida questa mattina, quindi sicuramente non saranno le situazioni di ieri o l'altro ieri. Staremo a vedere, daremo l'obiettivo, gas. L'obiettivo? Fare il meglio possibile, almeno una top 10. Dunque, intanto è cambiato l'asfalto, che è quello che determina un po' le prestazioni. Perché la Race Attack è il trofeo che dal primo all'ultimo è molto più ravvicinato, cioè il fattore tecnico dei piloti è molto migliore di tanti altri trofei, senza togliere niente a nessuno, però se vai a vedere dal primo all'ultimo o se no dei primi 10 vedi la qualità. Le qualifiche sono andate molto bene, sì, sei il primo. Sì. Allora cosa ti aspetti da questa gara e qual è il tuo avversario più temibile? Ma in questa gara mi aspetto di fare una buona partenza, visto che è il mio tallone d'Achille. Invece come avversario penso che Como sarà lì a darmi fastidio. Dai, buona gara allora! Grazie, eh? Ciao ciao! Come pensi di recuperare per questa gara? Allora, intanto sono caduto nelle qualifiche in due, perciò adesso vediamo, perché partiamo da zero e non lo so. Però devi arrivare in fondo. L'importante è divertirsi e allora buona gara! Quali sono i propositi per questa gara? Cercare di fare il risultato migliore possibile, anche perché stamattina la qualifica è andata molto bene, ho fatto il mio best in assoluto. Purtroppo mi sono steso alla 9, cadere alla 9 non è divertente, però i ragazzi di Tecnica Moto hanno fatto un lavoro fantastico. La moto sembra a posto, vediamo se anche il pilota sarà a posto e... L'importante è divertirsi il più possibile. Esatto, l'importante è divertirsi e buona gara. Grazie. Quali sono i propositi per questa gara? Ma si spera di recuperare un po' di posizioni. Io punto a mettermi dietro ai primi che girano molto forte e vedere se si riesce a guadagnare qualche posizione. Molto bene, dai. Buona gara allora. Grazie. Ciao. Ciao. Tutto pronto, siamo carichi in griglia di partenza, la pole position di William Benedett, 1.38.555, il secondo posto Marco Como e poi Bettella, seconda fila Copponi, Coletto, Cappelli, Guidi, Bassi, Guidi, Bassi, Mangini, Boccellari, Pantella, Gigliotti, Ricchi, Morselli, tutta quanta la griglia è pronta, la bandiera rossa davanti
è ancora sventolata, si stanno allineando tutti quanti i piloti, bandiera verde dietro che sventola in questo momento, allora ci si accinge alla partenza, tira giù il caschetto William Bennett, tutto pronto per quella che sarà una sfida infernale con Marco Como. Vediamo che manca Cristini, è rimasto fermo Copponi, bandiera gialla subito, Copponi furioso, ma vediamo come si vanno a incasellare davanti con Colletto che dovrebbe aver preso la testa della classifica. Gara che andrà al meglio degli 11 giri, ci apprestiamo a vivere sicuramente una gara interessantissima, anzi forse è Bettella che ha preso la testa della gara con un numero, sì, è proprio Alberto Bettella che ha avuto un super spunto in avvio. Como che si trova in terza posizione, poi si vanno ad incasellare un po' tutti quanti i piloti, non mi sembra aver avuto un ottimo spunto William Bennett, un dritto mi sembra, ma poi riprende la moto dietro, infatti c'è il secondo Coletto, Bettella, Coletto, Como, brutto spunto di Bennett, brutta partenza da parte del numero 6 e vedremo Bettella come riuscirà davanti, se riuscirà a menare le danze per tutta la gara. Ci ha insegnato Bettella ad essere un ottimo pilota che proverà fino alla fine a vincere la gara. Andiamo anche a vedere uno scorcio di quelli che sono le tribune che iniziano a gremirsi, lo sapete, finalmente c'è stata una riapertura. Intanto vediamo che si vanno ad incasellare tutti i piloti davanti, mata il terreno. Proprio Bettella, Bennett deve rimontare alle spalle di Como, potrebbe formarsi un bel quartetto cetra lì davanti, eh. Si inizia a far vedere Marco Como alle spalle di Coletto, Bettella, Coletto, Como, Bennett, entra Como su Coletto, si prende di forza la seconda posizione, adesso cercherà di spingere per andare a prendere la prima. Quando stanno per ultimare il primo giro sono tutti attaccati, attaccatissimi, vicinissimi. Bel quartetto, poi dietro abbiamo una sparuta minoranza che si andrà a contendere probabilmente la quinta posizione. Qui davanti mi sembra che abbiano deciso di implementare, di forzare i quattro davanti il loro ritmo, con Bettella davanti, con Como alle spalle che si è sbarazzato in maniera anche abbastanza semplice di Coletto, strano perché Coletto è un combattente. Bennett alle spalle di Coletto, Bennett con il quale avevo parlato mi aveva detto non ho fatto la FP1, non aveva fatto le qualifiche il primo giorno sabato, poi è andato e sceso direttamente per la qualifica, si è strappato un 38,5, Como 38,7, 38,8 Bettella. Chi era più in difficoltà? Intanto qualche slow motion, era Luca Coletto, che si trova in sesta posizione, ha fatto 39,7. Strano per Luca, che di solito riesce a stare con quelli davanti. Vedremo se lo stesso Coletto riuscirà da questo punto di vista a tenere però in maniera abbastanza importante la propria posizione. Coletto, intanto Como, vediamo se prova ad entrare su Bettella che ha una differente presa sulla curva e altro sorpasso da parte di Marco Como, stratosferico, ma vediamo che Bettella non ci sta, non riesce Bettella e si deve accasare. Como in due giri si prende la prima posizione, Bettella secondo, Coletto terzo, Bennett quarto. Straordinaria l'interpretazione alla fine del rettilineo da parte di super Marco Como, che riesce incredibilmente sempre a effettuare un sorpasso fino a quando adesso si trova in prima posizione. Bravissimo Como, la fine del rettilineo, l'ingresso di quella curva, lui la fa strettissima, sia Coletto che Bettella in precedenza l'hanno fatta larga e lui è riuscito a infilarli. È una bella gara, anche perché Bennett adesso deve cercare di allinearsi intanto on board con Maurizio Morselli, che partiva dalla quindicesima posizione, aveva stappato un 45,1, chiaramente per Mauri è molto importante terminare la gara. Vediamo anche un po' come affronta le curve con la sua delicatezza, con la sua grande passione, quella che lo mantiene all'interno del circuit e che fa in modo di issarlo, elevarlo un po' ad icona del circuit. Coletto intanto sta cercando di serrare le fila, di prendere Bettella, si stacca un po' Bennett, non è che ha qualche problema o sta cercando di tenersi in vista del rush finale. Bennett, lo vediamo, siamo già al controrettilineo, tra poco andranno ad ultimare anche il terzo giro per entrare nel quarto, praticamente si è andato via un terzo di gara.
vedete, ha in questo caso un'interpretazione di curva come un po' più largo, stringono Coletto e Bettella, con Bettella che si trova sempre in seconda, Coletto uno stacco che a momenti lo avvicina tantissimo a Bettella. Ultimato il terzo giro, si entra nel quarto, quei due lì, Bettella e Coletto, adesso iniziano a darsi di santa ragione. Benedet studia la situazione, Como non mi sembra avere la forza per provare a scappare, e si sta delineando una gara interessante, soprattutto per i punti che qui sono decisivi, perché sarà combattutissima la vittoria di questa categoria della Race Attack 600. Lungo, lungo di Bettella, attenzione, scuote la testa Bettella, entrano Coletto e Benedet, un lungo di Bettella che può cambiare l'inerzia della gara, e Como prova a scappare. Occhio, perché adesso bisogna capire il ritmo di Marco Como, che dà effettivamente 3 decimi a Coletto e a Benedet. Bettella lungo e adesso dovrà riprendersi, tanto andiamo on board con Cappelli che partiva dalla 7ª posizione, 39.8, si è un po' attardato Cappelli, non riesce a stare in maniera importante e interessante dietro ai piloti che stanno facendo effettivamente hanno un altro ritmo a livello proprio di tempi. Possiamo andare a vedere monitor dei tempi alla mano come stanno letteralmente volando nella prima parte di pista. Qui intanto andiamo ad indugiare sulla gara, una lotta per le posizioni più basse, anche uno slow motion per Maurizio Morselli con qualche piega, qualche affrontata di cordolo, qui non lo tocca, no, non lo leviga nemmeno con il tutone. Maurizio si allontana dal cordolo, Como c'è, ora Benedet, no, non è ancora Benedet, c'è Coletto, Como, Coletto, Benedet, Bettella, questi primi quattro. Bettella da quell'errore si è un po' staccato, sta facendo un po' gara a sé e chissà che non riesca a riprendersi e provare ad andare a dar fastidio ai piloti che ci sono davanti. Coletto si è avvicinato tantissimo a Como, Coletto si è avvicinato tantissimo a Como quando hanno finito il quinto giro, e tra poco ci troviamo, scusate, hanno finito il quarto giro, ci troviamo tra poco a metà del quinto. Sorpasso di Coletto su Como, vediamo se glielo restituisce Como, no, Coletto va davanti. Occhio, perché la gara sta cambiando, occhio, l'avevamo visto che Como non sembrava averne per poter tenere davanti, si sta formando un terzetto adesso, il quartetto si è un po' sfaldato, Bettella è un po' in difficoltà, Benedet vicino, mamma mia, sono pronti a darsi di santa ragione, chissà che Benedet non provi ad infilare Como, vediamo, sì, Benedet infila Como, si trova in seconda, qui però Como è fortissimo, vediamo come esce, anzi no, non è qua che è fortissimo Como, ma tra poco probabilmente sfrutterà la scia su Benedet, noi vediamo Benedet, tra poco magari gli compare Como a fianco e chissà che non ci sia il sorpasso, in questo caso non sembra, ma potrebbe essere abituato a qualsiasi cosa, effettivamente Como, eccolo lì, entra Como su Benedet, Como lo passa subito alla chicane, prova a lanciarsi all'inseguimento di Coletto quando affrontano l'ultima parte del quinto giro, si apprestano, si accingono a vivere l'inizio del sesto giro, gara bellissima adesso con Como che continua ad avere la sua chance per provare a riprendere davanti la testa Mauri Morselli, intanto continua a girare, andiamo a vedere qualche slow motion interessante da parte di Morselli che fa la sua gara. La gara vera è quella davanti, Coletto, Como, Benedet in questa posizione per ora, Cappelli che si sta attardando rispetto alla posizione per la quale sta lottando, andiamo ad affrontare con lui anche qualche curva, andiamo anche alla differenziazione di interpretazione da parte delle curve per affrontare il controllo di Morselli che adesso taglia il traguardo del sesto giro, o meglio del quinto giro, per accingersi a vivere il sesto giro quando gli altri probabilmente sono già al contro rettilineo. E lì vediamo che fine ha fatto Como. Como è terzo, Como è terzo, attenzione a Benedet, prende la testa della gara William Benedet, incredibile, Como è terzo, ora Benedet davanti, Coletto secondo, si sono sparigliate le carte, guardate Benedet per non dar la scia, la dà, Coletto passa, vediamo se la contro riprende Benedet.
qua in fondo, se c'è la staccatona, no, sì, no, si accoda, allora occhio a Como che qui è fortissimo, ma non lo vediamo comparire, e allora stringe Benedett, si tiene la seconda piazza, sesto giro ultimato, tra poco vedrete 7 su 11, mamma mia la voce sta andando a farsi benedire, Como vediamo se non entra già qui, no, Bettella si è un po' adeguato, si sta tenendo, chissà se non per il rush finale, oppure se non ne abbia per riuscire a stare con quei tre davanti che stanno forzando e stanno guadagnando mezzo secondo a giro rispetto a Bettella che si è allontanato in 2 secondi. Coletto, Benedett, Como, Benedett, vediamo che inizia ad assalire Coletto, mamma mia, sono avvicinati tantissimo qua, sono avvicinati tanto ma non lo ha preso, e allora ancora davanti Coletto, Benedett dietro, Como terzo. Queste le prime tre posizioni, ancora affrontano, curva, prova ad entrare Benedett, no, si accoda, mamma mia, e come si accoda, come si diverte William Benedett, ci aveva parlato di una difficoltà su questo circuito, ma non sembra che stia facendo tanta fatica, ancora lui, vediamo all'ingresso prima del rettilineo, sì, passa ancora Benedett, Como adesso sta studiando gli avversari, Coletto si è messo dietro a Como, a Benedett, prima qui lo ha sverniciato Come con la scia, vediamo se lo rifà, traiettoria più interna per Benedett che però deve accontentarsi di tenere la seconda posizione e chissà che Como non inizi a nutrire qualche speranza di sorpasso, lo sapete che qua Como vola su questa chicane, prima ce l'ha fatto vedere con un doppio sorpasso, settimo giro finito, entriamo nell'ottavo, vediamo Como che cerca di sfruttare la scia su Benedett, prova a passare, no, si riallinea, si riaccoda, aspetta, questa è la scelta di Marco Como. Benedett ancora dietro a Coletto, lo sorpassa praticamente prima del controrettilineo, poi però non ne ha, anche perché sfrutta la scia, il suo motore Coletto, e lo ripassa, vediamo qua Benedett, si riaccoda, lo ripassa perché è andato un po' largo Coletto e questa volta entra Benedett, Benedett entra, Coletto alle spalle, vediamo se Como non ci sta e anche lui vuole iniziare a partecipare ai preparativi di quella che sarà una grande festa, la grande festa degli ultimi 3 giri, una moto ferma abbiamo visto, che spavento, Benedett ha preso qualche decimo, Como si è avvicinato a Coletto e chissà che adesso non sia Como a provare a scalzare Coletto per lanciarsi l'inseguimento di Benedett. Cappelli, mamma che bel divertimento, pochi sorpassi in altre gare, qua si stanno sorpassando e controsorpassando come i pazzi, Cappelli che non riesce a riuscire lo strappo, il gap con il pilota precedente, uno slow motion da parte di Stefano Cappelli con la sua moto, con la sua livrea, con il colore del Belgio, rossa, gialla e nera, noi siamo lì in transagonistica, aspettiamo il passaggio dell'ottavo per l'ingresso al 9° giro per capire cosa è successo lì davanti tra quei tre birbantelli che tra poco passano. È passato Como, mamma mia che scodata da parte di Coletto, Benedett, Como, Coletto, e lì Coletto ha perso un pochino, occhio perché quella scodata la paga, la scodata la paga Morselli in ingresso di rettilineo, ha proprio scodato, ha faticato tantissimo per tenerla. Il punto è, ne avrà adesso per rientrare il buon Luca Coletto, si deve accontentare della terza piazza, lo scopriremo, un errorino così in questo circuito lo paghi, vediamo se lo paga. Intanto ancora con Cappelli mentre siamo all'inizio del 9° giro, questo è molto importante, questo è decisamente importante, questo è drammaticamente importante. Vediamo Como si accoda, è un po' dietro Coletto, è un po' dietro, ora o Benedett va un po' più piano e fa in modo che rientri Coletto, o Coletto ha perso tantissimo, quell'errore lo ha pagato, adesso vede quei due scappare e chissà che non debba accontentarsi e chissà che non inizia a diventare una sfida uno contro uno con Bettella che non ne ha per rientrare nella lotta per le prime posizioni. Tra poco si accingevano ad affrontare contro il rettilineo quei due birbantelli di Como e di Benedett.
bella sfida, bella gara, grandissimo spettacolo e divertimento a Cremona Circuit. Non poteva essere altrimenti, è una delle piste più belle, più nobili, e qualcuno dice che potrebbe entrare anche di diritto, ad esempio nella Coppa Italia. Decimo giro che sta per iniziare, Como, vediamo se entra. No, si accodano. Ha guadagnato qualcosina Coletto, ma non tantissimo, e allora quei due lì a questo punto provano a scappare, a meno di un errore. Difficile in questo momento che in due giri Coletto possa ricucire un gap di due secondi, ma vedete cosa ha fatto, un errore, cosa ha combinato con quella scodata, quella sbandata in ingresso di nono giro, quando stava per iniziare il nono giro. È costata la gara a Coletto, perché non riesce più a ricucire quel gap, non riesce più a rientrare di quel gap. Luca Coletto, Benedetto, Como, Coletto, Bettella, queste le prime quattro posizioni. Si alternano, intanto qua Scartabello in fogli, anche per avere un po' una visione non periferica ma totale di quella che è la gara. E allora vediamo un'immagine di Coletto che è ammollato drasticamente, manca un giro e mezzo, non ne ha più. E adesso vediamo che rumba ballano Benedetto e Como, vediamo se compare Como, con Benedetto che cerca di non lasciare la scia a Como, cerca di essere più interno possibile in ingresso di chicane, che è, mamma mia che scodata, Como scoda anche lui, ma fa un sorpasso super su William Benedetto, se lo prende tutto. Vediamo se Benedetto non ci sta, lo sappiamo che è un pazzerello Benedetto, sicuramente non ci sta. Tra poco compare Final Lap, doppia scodata, prima di Benedetto poi di Como, ma in questo caso è Como che si prende la testa della gara quando mancano 3700 metri di percorrenza, 3700 metri pazzeschi, dove se ne daranno di santa ragione quei due davanti. Sono passati anche Coletto e il buon Alberto Bettella, che non ne hanno più, che probabilmente tengono la posizione. Non va largo Como, tiene stretto, mancano 2500 metri adesso, non più 3700 del tempo del giro di percorrenza da parte di Cremona Circuit, con super Marco Como che ha preso la testa in precedenza sulla sua solita chicane. È la chicane di Marco Como, perché ha effettuato quattro sorpassi, uno più bello dell'altro. Benedetto non ha potuto nulla, ha provato a resistere, ha provato a rispondere, non c'è riuscito, ma vediamo se sfrutterà la scia. Como ha preso quel mini margine di un decimo e mezzo, non è così attaccato Benedetto. Coletto passa, quando tra un po' andranno ad affrontare il contro rettilineo, Benedetto si avvicina tanto, mamma mia, passa Benedetto, ma forse va lungo, sì, va lungo Benedetto, si gioca lì la chance Benedetto di poter probabilmente assaltare Marco Como, e qui non è stato non intelligente, ma ha provato un sorpasso prematuro William Benedetto, che gli costa probabilmente la vittoria della gara, perché siamo sul contro rettilineo, perché siamo tra poco alla chicane innominata, denominata Marco Como. Vince super Marco Como, impennando, vince proprio Como, secondo Benedetto, terzo Coletto, non sfrutta bene Benedetto che non è contento quel tentativo di sorpasso. Arriva anche Alberto Bettella, quarto Como, Benedetto, Coletto, Bettella, queste le prime quattro posizioni. Gara bellissima, bellissima, decisa da un super sorpasso di Como al penultimo, ma anche da quella volontà di forzare, di serrare le fila da parte di Benedetto, che gli costa un lungo, si tiene comunque stretti 20 punti che sono fondamentali per la ricerca, per la vittoria della competizione finale. Rosicherà, perché lo conosco William Benedetto, ma se lo conosco bene darà appuntamento in quel di Magione. Io tra poco darò la linea al podio e andrò a fare un paio di calcoli che sono importanti, perché questa penso che sia la resata, una delle competizioni più combattute di tutte. Vince Marco Como, secondo William Benedetto, terzo Luca Coletto, mentre passano via via tutti i piloti che hanno dato modo di fare una bella, bellissima gara. A tra poco per le considerazioni finali, per il podio finale. È stata davvero, davvero una bella gara, i sorrisi anche finali le andranno a specificare tra poco per la classifica finale.
classifica pazzesca, quella della Race Attack 600. Io ve la vado a dire: 71 Como, 71 Benedet, 69 Coletto, 54 Bettella, 45 Bassi e poi Boccellari in challenge, Bassi è davanti a Boccellari, 67 e 64. Bellissima la generale. Como si è preso 25 punti in quella del Cremona Circuit, più i due aggiuntivi del best lap e della pole position. Benedet, anche lui due punti, li strappa in quel del Cremona Circuit. A Magione, grandi ragazzi, grazie!